Alberi. Parlare di alberi, quindi stiamo in natura. Siamo in primavera, quindi quale stagione migliore di questa? Benvenute e benvenuti a tutti quanti. Sono Roberto Carlone e racconto storie con musica, parole, fotografie e cinema d'animazione. Qualcuno ha detto che faccio parlare e suono le fotografie. Mi piace. E se piace a me, piace anche a voi forse. Potete mettere un mi piace, ovviamente. Le prime parole che mi vengono in mente se dico la parola alberi sono curati, tagliati, sterminati, piantati, infiniti, sbilanciati, abitati, onde argentee, come gli olivi di questi tempi creatori d'ombra per il caldo che verrà. Un rifugio per ogni barone rampante che è in noi, da cui non scendere mai. Quindi partirei proprio con Calvino, il barone rampante. Le prime pagine, quando Cosimo rifiuta il piatto di lumache proposto dal padre durante il pranzo domenicale. Alberi numero 1, il barone rampante. E allora? Disse nostro padre a Cosimo. No, e poi no, fece Cosimo e respinse il piatto. Via da questa tavola! Ma già Cosimo aveva voltato le spalle a tutti noi e stava uscendo dalla sala. Dove vai? Lo vedevamo dalla porta a vetri, mentre nel vestibolo prendeva il suo tricorno e il suo spadino. Lo so io! E corse in giardino. Di lì a poco, dalle finestre, lo vedemmo che s'arrampicava su per l'elce. Era vestito e acconciato con grande proprietà, come nostro padre voleva venisse a tavola, nonostante i suoi 12 anni. Così egli saliva per il nodoso albero, muovendo braccia e gambe per i rami con la sicurezza e la rapidità che gli venivano dalla lunga pratica fatta insieme. Ho già detto che sugli alberi noi trascorrevamo ore e ore, e non per motivi utilitari come fanno tanti ragazzi, che ci salgono solo per cercare frutta o nidi d'uccelli, ma per il piacere di superare difficili bugne del tronco e inforcature e arrivare più in alto che si poteva e trovare bei posti dove fermarci a guardare il mondo, laggiù, a fare scherzi e voci a chi passava sotto. Trovai quindi naturale che il primo pensiero di Cosimo a quell'ingiusto accanirsi contro di lui fosse stato d'arrampicarsi sull'elce, albero a noi familiare, e che, protendendo i rami all'altezza delle finestre della sala, imponeva il suo contegno sdegnoso e offeso alla vista di tutta la famiglia. Cosimo salì alla forcella d'un grosso ramo dove poteva stare comodo e si sedette lì, a gambe penzoloni, a braccia incrociate, con le mani sotto le ascelle e la testa insaccata nelle spalle, il tricorno calcato sulla fronte. Nostro padre si sporse sul davanzale. «Quando sarai stanco di star lì, cambierai idea!» gridò. «Non cambierò mai idea!» fece mio fratello dal ramo. «Ti farò vedere io appena scendi!» «E io non scenderò più!» E mantenne la parola. Oggi ho deciso che vi porterò sui miei alberi, quelli su cui sono salito con i miei occhi. Alberi numero 2, i miei alberi. La prima foto che trovate anche sul mio sito robertocarlone.it, tutto attaccato e minuscolo, è un sughero. L'ho trovato nel parco dell'Uccellina, passeggiando, 2 anni fa circa. Ci eravamo fortunatamente permessi un mese di vacanze e tutte le mattine, per scendere in bicicletta o a piedi verso la spiaggia, lo incontravamo. Grande, maestoso e fiero. Così grande che non ci stava dentro all'obiettivo. Però quest'idea di farlo uscire dall'inquadratura mi è parsa molto bella. Mi pare che spieghi e descriva la sua grandezza. Un po' sapere che qualcosa va al di fuori dell'inquadratura la spinge oltre. La seconda foto invece l'ho scattata pochi giorni prima della prima quarantena alla Pieve di Romena. Un posto magico. Vi consiglio di andarci
non appena lo potete fare. È un posto particolare, molto forte, che sprigiona un'energia, qualche cosa di veramente speciale. Poi, in primavera, dopo tutta la natura che si è risvegliata, è ancora più forte. C'era un temporale minaccioso che stava arrivando. Difatti, forse l'accento è più sulle nuvole, sul nero, ma questo l'ho fatto per rendere più grande il contrasto con le foglie, leggere, fragili, indifese, ma di una bellezza sfolgorante, quasi un presagio di quello che la nostra paura indicava come un rovescio violento che forse ci avrebbe privato della loro bellezza. Questa invece è tratta da fotografie d'appartamento, una serie di foto che ho scattato durante la quarantena della primavera scorsa. È l'albero che è di fronte a me, a casa mia, e che negli ultimi anni ha raddoppiato la sua imponenza. Per fortuna che ce l'abbiamo di fronte. E qui c'è un leggero mosso delle foglie. Volevo comunicare il vento, il movimento. Di queste foto ne ho fatto uno spettacolo online. E vi lascio in descrizione il link per poterlo visionare, per poter partecipare. Ero bloccato in casa e per sfuggire alla disperazione mi svegliavo prestissimo la mattina. Così mi sono inventato di fotografare quello che stava di fronte a me e dentro casa mia. È stato un percorso a cercare il posto giusto delle cose. Quelle che non guardavo più con l'attenzione che avevo dedicato loro per sistemarli in quegli esatti spazi. Come a cercare un po' l'anima di quegli oggetti, delle cose, delle stanze, dei respiri dentro a casa mia. Alberi numero 3, Ansel Adams. Lo vedete qui, ritratto, buffo, vero? Simpatico, con uno sguardo penetrante, indagatore. Dietro di lui, Imogen Cunningham. Ansel Adams è ricordato per il sistema zonale. Ma io invece voglio parlarvi di lui in quanto fotografo e artista, finalmente. Mi interessa quello che c'è di istintivo nelle sue foto, così studiate e così accurate. Il suo accento andava sul restituire la veridicità, la precisione, la giusta luce per ogni singola sfumatura. Lo vedete come andava in giro? Un pioniere, imponente e importante per la fotografia. La prima foto, neve. Leggerezza, queste nuvole che sembrano cascate oppure raggi di luce che scendono dalle montagne, Yosemite Park, ci sono stato. Non puoi fare a meno di fotografarla l'Half Dome. Betulle, luce che illumina solo i tronchi e i piccoli rami leggeri, gli dà ancora più vita su quello sfondo scuro e le mette ulteriormente in risalto. Stesso sistema, stesso trucco, stessa magia e incanto della natura. Non è un caso. Quanto conosceva quel luogo per poter catturare quel momento? Attese, ricognizioni, attenzione per la natura, che è sempre al primo posto in tutta la sua produzione. Beth Moon, una donna fotografo, forse un poco meno conosciuta, ne dà una definizione meravigliosa. Una frase di Henry De Luca. Un albero ascolta comete, pianeti, ammassi e sciami, sente le tempeste sul sole e le cicale addosso con la stessa premura di vegliare. Un albero è alleanza tra il vicino e il perfetto lontano. Eccola! Ha passato 14 anni a fotografare i più antichi alberi sulla Terra, Sudafrica, Botswana e Namibia. Il nostro rapporto con la natura selvaggia ha sempre giocato un ruolo importantissimo per il mio lavoro. Questa serie è stata ispirata da due affascinati studi scientifici che connettono la crescita degli alberi con i movimenti celesti e i cicli astrali. Il primo studio conclude che le radiazioni cosmiche hanno un impatto sulla crescita degli alberi tanto quanto le temperature o le piogge annuali. La seconda, che la stazza degli alberi e la forma è direttamente correlata alla Luna e ai pianeti. Questa è la prima. Dovrebbe essere un ficus, se non sbaglio. Mi spaventa
la precisione. È formidabile quel cielo sopra che slancia ancora di più le piante. Baobab. In queste foto il tempo di esposizione è stato di 30 secondi di notte per catturare il movimento delle stelle. Il titolo della foto è dato dalla costellazione che è dietro di lei. E non si può altro che fare silenzio, sentirlo, perdersi. E quest'altra mi fa sentire proprio nell'angolo più estremo della Terra, proprio affacciato sull'universo. Alberi numero 5, Michael Kenna. È riconosciuto per le sue fotografie in condizioni estreme di illuminazione. Il risultato sono immagini bellissime, eteree, oniriche, dove mai compare direttamente l'uomo. Neve, anche lui, per fare un confronto con Adams. È affascinato dal Giappone, dalla poesia haiku. Ricorda le zone mie della bassa Vercellese, come se lo conoscessi, anche se ha fotografato soprattutto tra la zona di Parma e Reggio. Si sente tutta l'umidità, l'aria rarefatta, le nebbie. C'è un movimento, a volte veloce, come quello di un treno. O un leggero vento che agita appena le foglie, i rami. Io ci sento il tempo che passa, lo spazio che attraversa un movimento. Oppure l'immobilità, quasi come se si fosse noi un ramo che osserva il fluire del fiume, del tempo, il sempre della natura. Alberi numero 6, Franco Fontana. E adesso lasciamoci violentare dal colore. Sembrano tele bidimensionali per uno studio fortissimo sul colore. Una ricerca maniacale tra tagli e accostamenti, incroci, per lasciarci stupire e affascinare da vicinanze impensabili e che non sembrano neanche naturali. Alberi numero 7, Joel Meyerowitz. Cambiamo direzione, verso la delicatezza. Uno dei miei autori preferiti, Joel Meyerowitz. Mi sta simpatico, mi affascina la sua calma, la sua saggezza. Vi faccio vedere i suoi alberi. Ricordate il mio sughero imponente? Lui lo fotografa colpito da un fulmine e distrutto dal tempo. Secondo me parla ancora di una grandissima maestà di questo albero. Qua lo vediamo in un intreccio, sempre di nuovo con la neve, anche lui. Anche in Toscana ci va, a volte. In tanti hanno fotografato questi raggi di sole, i cipressi, ma come lui penso pochissimi. Quest'altra è una foto che sembra normale. Allora provate ad andare in Toscana, io ci ho provato, andare in Toscana a fotografare situazioni come queste. Non ci si riesce. Alberi numero 8, Nan Goldin. Anche lei, tra le mie preferite. Si intrufola nelle case, nelle famiglie, vive con loro e le fotografa per una settimana intera. Condivide i momenti più intimi, le gioie, le ansie, e partecipa, è lì, viva! Ha fatto anche tante foto agli alberi. Oppure questi sfocati, questo qualcosa che resta sempre lì, in attesa di qualcosa. Neri scuri, vedete? Guardate come va a cercare questi scuri, va a cercare sempre una situazione di limite, dove sta cambiando qualcosa. Alberi numero 9, Todd Haido. Todd Haido, Haido, non so come si dice, chi lo sa. Eccolo qua comunque. Con lui sembra di stare in auto, insieme a lui. E guardate come scalda quella luce in fondo, seppure sia una luce forse anche abbastanza fredda. Un temporale che arriva, forte questa foto. Oppure ti manda un ricordo. Ero qua, ti aspettavo, ma non sei arrivata. E intanto pioveva. Per fortuna che ero in auto, chiuso qui, un poco al caldo, ma al sicuro. Alberi numero 10, Vivian Maier. Questa è lei.
Questa è una foto che io ho usato per ben due volte nello spettacolo. In Francia, forse non lo sapete, ma lei ha passato tutto il periodo scolare delle elementari in Francia e poi è tornata anche quando aveva circa 25 anni, perché la zia le aveva lasciato le loro proprietà. Qui la vedete felice, come una bambina, allegra. Non sappiamo se è un autoscatto, se l'ha scattata qualcun altro, però, secondo me, la descrive benissimo. Ed è esattamente l'opposto di quello che ci vogliono far credere di lei, lei. In mezzo alla natura, è chiara. Questa è una foto di un albero. Gli alberi riflessi sulla sua pioggia con le gocce. Ci sono tante, tante sfumature, molte di più di quelle che facciamo noi quando scattiamo una foto agli alberi, convinti di fare chissà che. Lei riesce a scoprire qualcosa di più. Vedete, in fondo, anche qui c'è un confine di un'acqua che cambia in alto, vedete, c'è qualcosa di particolare. Questa invece urla l'America, ma dietro ci sono questi alberi che da una prima vista sembrano sfocati, ma poi a guardarli bene invece non sono sfocati, non si perdono nel cielo, sono definiti, stagliati, fanno da contorno a questa bandiera. Italia, gli alberi italiani divisi a metà, secondo me siamo al confine tra Umbria e Toscana. È la luce meravigliosa di questi alberi, mi piace pensarla. Alberi numero 12, l'albero. L'albero per me più importante. Un albero che quando è uscito al cinema mi è rimasto negli occhi e nel cuore. Vi sto parlando di Pierpaolo Pasolini, l'Edipo Re, la forza incredibile della fotografia di Pierpaolo Pasolini. E questi erano i miei alberi. Iscrivetevi al canale se vi è piaciuto questo video. Resteremo in contatto. Saprete ogni volta che ne pubblico uno nuovo o se volete farvene una scorpacciata a piccole dosi, questo è il metodo migliore. Per restare in contatto con me, la newsletter settimanale è anche una cosa forse ancora meglio. Iscrizioni a robertocarlone.it, pagina newsletter. Tutto quello che non posso mettere su YouTube, e progetti speciali, spettacoli online, eventi esclusivi, Zoom e tanto altro. Vi saluto. Un bacio e grazie. Alla prossima. Parlano poco gli alberi, si sa. Passano tutta la vita meditando e muovendo i loro rami. È difficile riempire un piccolo libro coi pensieri degli alberi. Tutto in essi è vago, frammentario. Certi alberi vicino alle case sostano in una pace inclinata, come indicando, come chiamando noi, gli inquieti, i distratti abitatori del mondo. Certi alberi stanno pazientemente.